la solitudine della campagna, le nuvole che corrono veloci, i prati pettinati dal maestrale. Una giornata tempestosa sembra la più adatta per visitare San Pancrazio di Sedini, una chiesa massiccia che da una collinetta domina un'area che nel Medioevo era di importanza strategica perché era attraversata da 5 strade. L'edificio venne costruito nel 1200, ma è nel XVI secolo che fu trasformato in un tempio dedicato al santo bambino vestito da guerriero. Nei secoli a San Pancrazio hanno trovato rifugio e pregato pellegrini e semplici viaggiatori. In tanti hanno lasciato sulle pareti segni del loro passaggio, impronte di piedi o altri enigmatici graffiti. Per i fedeli e i turisti, San Pancrazio è una delle tante chiese campestri. In realtà è uno dei più misteriosi e inquietanti monumenti della Sardegna. Era un monastero fortificato, un piccolo monastero, una grangia, dove vivevano dei monaci combattenti, forse dei templari. Lo deduciamo da alcuni segni, tra cui una croce a rilievo in una delle pareti, dalle monofore che non lo sono delle feritoie, dalle mura che fortificavano questo luogo. Loro accoglievano flussi di pellegrini, di viandanti, loro forse li curavano con le erbe che lavoravano all'interno di questo ambiente che veniva riscaldato, loro li ospitavano. Nella sala laboratorio, l'aula del fuoco, i monaci guerrieri lavoravano le erbe nelle grandi nicchie e si servivano anche di un grande soppalco in legno che poggiava su mensolone di pietra, ma per dormire e pregare si spostavano negli altri ambienti che ora non esistono più. La loro attività cessò all'improvviso nel 1500, un mistero, ma non è il solo. Non sappiamo perché, però all'interno delle pareti, in piccoli armadi occlusi, Nelle mura proprio, sono custoditi dei crani di bambini, una cosa un po' macabra, però è uno dei tanti misteri. La chiesa di San Pancrazio non li ha ancora svelati.